Benvenute e benvenuti di nuovo, grazie per essere presenti a questo webinar. A nome dell'organizzazione dell'evento volevo fare un breve momento di ringraziamenti iniziali, perché ci sono state tante persone che hanno lavorato e stanno lavorando a questo progetto. In particolare vorrei ringraziare innanzitutto tutti i referenti del progetto Interreg e anche ovviamente i partner del progetto, quindi l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, che è anche il partner del progetto, l'Università degli Studi di Udine, l'Università degli Studi di Trieste, la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Protezione Civile della Regione, la Regione del Veneto, Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, l'Istituto Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, scusate la pronuncia, ZAMG, e la Universitas Innsbruck. Ringraziamo inoltre anche i partner associati del progetto, che sono la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, l'Agenzia per la Protezione Civile, Provincia Autonoma di Bolzano, e l'Ufficio Geologia e Prove Materiali della Provincia Autonoma di Bolzano. Oltre ai partner che vi ho elencato, che sono quelli direttamente coinvolti nel progetto, ci sono tante altre realtà con cui abbiamo collaborato e che hanno effettivamente reso possibile la realizzazione dello stesso. In particolare, un ringraziamento va all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, ARPAV, alle municipalità e al personale tecnico che ci hanno supportato nell'installazione delle nuove stazioni sismiche. Siamo inoltre grati al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, che fornisce i dati provenienti dalla Rete Accelerometrica Nazionale Italiana, e permettendo così l'integrazione e appunto la armonizzazione tra le reti di monitoraggio nell'area di studio. Infine, ultimo ma non ultimo, grazie a Joachim Hoffmann, che ci ha seguito nel progetto in questi anni e oggi fungerà da moderatore dell'evento. Ringraziamo anche ovviamente il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università degli Studi di Trieste, che oggi ci ospita, anche solo virtualmente. Un po' ci dispiace, speravamo di vedervi qua fisicamente, ma non è stato possibile, quindi speriamo che riusciate comunque a diciamo essere soddisfatti, a trasmettere, ecco, il nostro messaggio anche se solo virtualmente. In questo momento allora io lascio la parola, in realtà di nuovo virtualmente, al saluto del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Trieste, il professor Roberto Di Lenarda, che appunto oggi non può essere presente per un impegno pregresso, ma ci teneva a mandare un saluto di benvenuto da parte dell'Università. Buonasera a tutti, nello scusarmi per non poter essere presente in diretta all'apertura di questo convegno, perché contestualmente sono impegnato nel consiglio di amministrazione dell'Università. Ci tenevo a portare i saluti e i ringraziamenti dell'Ateneo per l'organizzazione di questo evento, ma anche di tutto il lavoro di ricerca che ne è alla base. Si tratta di un progetto, quello della rete di monitoraggio accelerometrico in tempo reale di siti ed edifici in Italia e in Austria, che racchiude in sé quelle che sono le caratteristiche ideali che un progetto deve sviluppare, e cioè la scientificità associata alla ricaduta per il territorio, l'ambiente e le istituzioni. I partner sono di assoluto prestigio sia in ambito accademico che in ambito istituzionale, e quindi con piacere, oltre a ringraziare gli organizzatori, vi porgo i migliori auguri per un proficuo lavoro. Buona serata. Buon pomeriggio a tutti. Allora, il compito che mi è stato assegnato a nome un po' di tutto il gruppo del progetto Interreg Armonia è quello di illustrarvi lo strumento, un po' cuore del progetto, che l'abbiamo proprio battezzato Armonia Atlas. Vedremo perché durante questa presentazione proprio l'abbiamo chiamato Atlas, con l'idea proprio di costruire uno strumento, come diceva molto bene Paolo Comelli, che consentisse diciamo di trasferire quelle che erano le conoscenze scientifiche e il sistema di monitoraggio che ha già spiegato Paolo Comelli sull'intero territorio non solo del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, ma nell'area transfrontaliera che comprende appunto anche l'Austria e in futuro anche la Slovenia,
in una logica di messa a disposizione di quello che è un quadro della situazione nell'immediato post-sisma, utilizzabile proprio in termini pratici dalle protezioni civili. Quindi proprio nella logica della filosofia dei progetti Interreg c'è questo, come dire, trasferimento di conoscenze per applicazioni pratiche nel settore, appunto in questo caso, della protezione civile. L'altro aspetto che cercherò di toccare è appunto questo aspetto di armonizzazione che è già stato citato da Paolo Comelli e che diciamo ha determinato quello che sono i criteri su cui è stato ideato questo strumento. Allora, per così aiutare a comprendere il percorso anche logico che sta dietro questa idea, voglio porre subito il problema da un punto di vista pratico. Quindi mettiamoci, diciamo, dal punto di vista pratico, accade un terremoto, la prima cosa che ci dobbiamo chiedere, soprattutto se siamo in una protezione civile, una sala operativa della protezione civile, è ovviamente che cos'è accaduto. Ovviamente probabilmente l'abbiamo anche sentito il terremoto, soprattutto se è forte, ma dobbiamo avere, diciamo, più rapidamente possibile l'inquadramento sostanzialmente della situazione, il quadro della situazione in termini di dove è accaduto, chi è coinvolto e soprattutto quali sono le contromisure più opportune in termini di risposta all'evento. Questo sembra una cosa banale, ma come dire, avere un quadro della situazione a livello territoriale, soprattutto se l'area è relativamente vasta, è tutt'altro che semplice. Un conto è dire l'area transfrontaliera Italia-Austria ha subito un forte terremoto, un conto è avere, diciamo, in tempo quasi reale, se non proprio reale, la situazione effettiva di quello che effettivamente si è riscontrato a seguito dell'evento. Quello che è interessante è notare fin da subito che quello che accade è il terremoto, ma noi sappiamo già in partenza che, soprattutto in quest'area, prendiamo appunto Friuli, Veneto, Trentino, Austria, nel momento in cui anche conoscessimo la situazione, sappiamo già che abbiamo diversi sistemi di protezione civile con diverse procedure anche di attivazione e di risposta, e quindi il problema si complica anche sotto il profilo del coordinamento e della condivisione delle informazioni per una risposta che sia sinergica e coordinata. Quindi questo era un po' il punto di partenza da cui siamo partiti. Quindi quello che sarebbe necessario, ed era un po' l'obiettivo iniziale da cui eravamo partiti, era avere in tempo praticamente reale un quadro della situazione che fosse, diciamo, condiviso da tutti questi soggetti in tempi direttamente legati a quelle registrazioni che ci provengono dalle reti sismiche di cui vi ha parlato prima Paolo Comelli, dando questo quadro d'insieme della situazione a livello territoriale e rappresentandolo nelle sale operative delle varie protezioni civili. Per fare questo, nell'ambito del progetto abbiamo deciso di potenziare ovviamente le reti di monitoraggio, come avete visto dalla presentazione di Comelli, da quella che è la rete, diciamo, strong motion, cioè dello scuotimento a livello territoriale già presente, diciamo, nelle varie regioni. Un primo obiettivo era stato quello di potenziare questa rete di scuotimento sismico. Poi c'è stato l'idea di integrare in determinati punti che venivano ritenuti, come dire, significativi per fini di protezione civile, l'installazione di sensori a basso costo in maniera anche più diffusa sul territorio, in corrispondenza di quelli che abbiamo chiamato edifici sentinella, proprio andando a costruire una sorta di secondo livello di monitoraggio rispetto alla rete sismica di base. Questa rete prevedeva appunto l'installazione di sensori alla base e in molti casi anche di sensori all'interno degli edifici. All'inizio abbiamo anche pensato di integrare all'interno di questa, chiamiamola così, rete di monitoraggio, non solo le informazioni che arrivano dalla strumentazione, ma anche dal riscontro, dal feedback che ci può venire dalle persone che possono essere sia
come avete visto, volontari di protezione civile, ma anche, come vedremo anche nel caso dell'Austria, dei FIG da parte della popolazione. L'obiettivo era riuscire a, come dire, far convergere tutte queste informazioni in un unico sistema in modo tale da avere il quadro più completo possibile da metterlo a disposizione appunto alle sale operative della protezione civile per definire le modalità di risposta. Questo poneva già un problema, che era appunto quello dell'ormonizzazione. I dati provengono da territori diversi, con criteri diversi, con strumenti diversi, con procedure diverse, e quindi un primo problema era quello di, diciamo, armonizzare questo modo di rappresentare le informazioni. Qui Paolo Comelli vi ha già illustrato il livello 1, che è la rete sismica che è presente nella nostra area, diciamo, di interesse del progetto Interreg. Quindi questo livello 1 sono proprio le reti sismiche installate sul territorio che nell'ambito del progetto sono state potenziate e armonizzate, soprattutto anche per la parte dell'area austriaca. C'è il secondo livello, che è quello che abbiamo visto degli edifici Sentinella, cioè il posizionamento alla base dell'edificio, il triangolino rosso, tanto per capirci, il quadratino verde, l'installazione di questi sensori, quei Shurikat che vi ha fatto vedere Paolo all'inizio della sua presentazione sull'edificio. E nell'ambito del progetto è un po', faccio un'analogia abbastanza semplicistica, immaginate che questi sensori rappresentano il termometro per misurare la febbre, io devo sapere su chi sto misurando la febbre e dove ho messo il termometro. Quindi ognuno di questi edifici, nell'ambito del progetto, è stato caratterizzato, è stata fatta una sorta di identikit, una caratterizzazione di comportamento dell'edificio quando viene sottoposto a diciamo, scottimento, e questo ci consente, quando riceveremo queste informazioni della registrazione da questi strumenti, di sapere interpretare in modo contestualizzato e preciso quello che è il significato di quel dato rispetto al paziente sul quale, diciamo, abbiamo questa registrazione. Un terzo livello è quello appunto del riscontro da parte di persone sul posto, quindi non per via strumentale, ma per via, come dire, osservazionale attraverso procedure che sono state, diciamo, messe a punto per consentire il trasferimento di queste informazioni ancora una volta verso le sale operative delle protezioni civili. L'idea per cercare di armonizzare il tutto fa un po' riferimento a chi ha un po' dei capelli bianchi, ormai se ai ragazzi parliamo degli Atlanti, se vi ricordate gli Atlanti geografici, quando ancora si studiava sui libri, quando noi aprivamo gli Atlanti, avevamo le varie carte tematiche e avevo tutto in un unico libro, sostanzialmente la disponibilità della lettura con chiavi di lettura diverse dello stesso territorio. Beh, qui l'idea che sta alla base degli Atlas, ecco del nome, è creare un Atlante di nuova concezione, cioè un Atlante che sia basato su strumenti, diciamo ovviamente informatici, che però abbia la capacità di avere più tematismi, cioè tutte quelle che sono, diciamo, le chiavi di lettura che sono di interesse per la protezione civile in tempo reale e che si auto-aggiornano in funzione di quelle che sono le registrazioni che la rete, le reti, che abbiamo visto prima, primo livello, secondo livello, terzo livello, acquisiscono a seguito appunto di un evento sismico. L'idea quindi qual è? Quella di fornire sostanzialmente da questi tre livelli di lettura delle reti attraverso degli algoritmi, delle elaborazioni che vengono fatte sostanzialmente sulla base di valutazioni anche scientifiche, la riproduzione praticamente in tempo reale sulla base di questi dati di quelli che noi chiamiamo scenari. Abbiamo già visto prima lo scenario di scottimento, lo scenario di danno, tutta una serie di, vedendola da un punto di vista dell'Atlante, di tematismi che in protezione civile possono essere consultati. L'idea è quella che in Austria, in Italia, a seconda anche della regione, anche se le protezioni civili hanno organizzazioni diverse, la modalità di rappresentazione, di lettura di questi Atlanti è la stessa. È come se noi avessimo condiviso uno stesso modo di rappresentare, diciamo, lo scenario.
Poi ogni organizzazione, in funzione dello scenario che si presenta, attiva le sue procedure, che possono essere anche già precodificate, in funzione degli scenari che si possono generare in caso di evento. Così potremmo avere che allo scenario 1 la protezione civile Friuli Venezia Giulia ha un tipo di risposta, il Veneto un'altra, l'Austria un'altra ancora. Però tutti condividono, diciamo, lo stesso quadro situazionale. Questo capite che faciliterà molto anche quella che è la condivisione dei dati, anche quella che poi è l'attivazione di sinergie o di mutuo, come dire, supporto in caso di necessità. Quindi come funziona da un punto di vista operativo questo Atlante? Bene, dalle reti di livello 1 e di livello 2, quindi le reti, quelle sismiche, le reti, quelle degli edifici Sentinella, trasmettono i dati vengono elaborati in un insieme di server che poi fanno convergere tutto in un unico database che calcola e produce in tempo reale, in automatico, tutte quelle mappe, tutti quei tematismi che abbiamo definito essere utili e importanti per la sala operativa delle varie protezioni civili. Quindi tutto questo viene automatizzato, vengono prodotte queste mappe e ogni protezione civile, a seconda dello scenario che viene generato, può attivare le proprie procedure. Tra queste procedure potrebbe esserci anche l'attivazione di un riscontro, una richiesta di feedback dal territorio, che quindi viene attivato il terzo livello sostanzialmente di riscontro di quello che è accaduto sul territorio. Questa informazione a sua volta ritorna nel sistema e quindi va a chiudere il cerchio, a dare una sorta, noi lo chiamiamo di riscontro, di quelle che sono le valutazioni ovviamente di previsione ottenuta con gli algoritmi, con metodi matematici che ovviamente hanno dei limiti di affidabilità e quindi nel momento in cui vengono riscontrate vengono ovviamente maggiormente validate come affidabilità. Bene, questo Atlante, quindi ritorniamo al concetto proprio come erano gli Atlanti, quelli cartacei di una volta, dove c'era la mappa politica, geografica, eccetera, è stato diviso in tre grandi gruppi, quello che chiamiamo le mappe, diciamo, di base, quindi il territorio, la conoscenza del territorio, i confini amministrativi, gli aspetti anche geomorfologici e quant'altro, che è il gruppo 1. Il gruppo 2, che invece va a descrivere in modo dettagliato quelle che sono le reti accelerometriche di cui abbiamo parlato prima, e con riferimento anche agli edifici Sentinella è stato definito una sorta di area d'intorno dell'edificio che abbiamo chiamato area buffer, in quanto l'edificio è stato scelto in modo tale da essere, come dire, portatore di informazione di quello che potrebbe essere accaduto anche nell'intorno dell'edificio. Quindi quando noi andremo a valutare diciamo la registrazione in corrispondenza dell'edificio Sentinella, vedremo se siamo anche in grado di dare una prima proiezione di che cosa pensiamo possa essere accaduto nell'intorno, proprio perché abbiamo caratterizzato anche l'intorno dell'edificio Sentinella. C'è poi il gruppo 3, che sono tutte le elaborazioni. Quando arrivano questi dati, noi facciamo una previsione di quello che è il livello di scuotimento, anche laddove non c'è il sensore, quello che vi ha fatto vedere prima Paolo Comelli, facciamo una serie di valutazioni di quello che è il danno conseguente a questo livello di scuotimento, usando anche metodiche diverse, quindi con criteri diversi, quindi andiamo a vedere quelle che può essere sostanzialmente questa valutazione, e poi andiamo anche a implementare con il feedback che ci arriva dal territorio, dalla popolazione o comunque dai volontari di protezione civile. Questo è un esempio che vi ha già fatto vedere Comelli, che oltre alla localizzazione e alla magnitudo di un terremoto, viene costruita questa shake map, che mi dà un'idea del livello di scuotimento, cioè quanto ha ballato sostanzialmente il terreno, no, nelle diverse parti coinvolte. È ovvio che il livello di scuotimento non è collegato direttamente al danno, dipende che cosa c'è sopra, quindi le caratteristiche dell'edificio mi determinano, una volta che io conosco il livello di scuotimento, quello che è poi la conseguenza in termini di danno sul mio edificio. Ecco che allora
Questi algoritmi vengono poi costruite queste mappe, consentono di fare una rapida previsione del danno a livello comunale, la mappa che vi ha fatto vedere prima Comelli, quindi siamo in grado dal livello di scottimento, conoscendo le caratteristiche degli edifici nei vari comuni, a fare una prima proiezione di danneggiamento degli edifici nei vari comuni, e in corrispondenza degli edifici sentinella, quelli che avevamo monitorato col triangolino rosso e il quadratino verde, siamo in grado di fare delle valutazioni un po' più puntuali sul singolo edificio sentinella, che viene rappresentato una sorta di codice semaforo, no? Nel senso che se è verde vuol dire che mi aspetto che non sia successo nulla in termini di danneggiamento, fino ad arrivare al rosso, di livello di warning elevato. Questo vale, il cerchietto più piccolo rappresenta quello che noi stimiamo il danno essere il danno sull'edificio sentinella, e quel invece cerchio esterno è quello che chiamavamo prima buffer, cioè diamo una stima di quello che potrebbe essere accaduto nell'intorno. Allora, se il mio edificio è più robusto rispetto a quello che c'è nell'intorno, è ovvio che il mio edificio potrebbe essere con basso danno, mentre la parte dell'intorno più danno e viceversa. Quindi noi teniamo conto anche appunto di quelle sono le caratteristiche che abbiamo nell'intorno. Teniamo anche conto di quei feedback che abbiamo visto prima da parte degli operatori di protezione civile con quel questionario che adesso è stato implementato anche online dall'OGS di riscontro da parte del personale di protezione civile. Quindi cominciamo ad avere tutta una serie di informazioni. Cosa analoga la sta facendo anche l'Austria attraverso dei questionari che si basano su dei fumetti molto efficaci da un punto di vista della semplicità di valutazione da parte della popolazione, in questo caso parliamo di popolazione, non di personale di protezione civile, che dà un riscontro anche nell'area austriaca di quello che è il percepito, risentito dopo un evento sismico. Bene, tutte queste informazioni quindi arrivano in diversi server delle istituzioni scientifiche, all'OGS, all'Università di Trieste, a Palmanova, in Austria, e vengono fatte delle elaborazioni che sono state nell'ambito del progetto, sincronizzate in qualche modo e armonizzate, e producono come risultato finale in un unico contenitore che chiameremo appunto Atlas, Atlante, no? Tutto quell'insieme delle mappe che consentono di avere proprio questa visione trasversale sotto più punti di vista di quello che è accaduto. Il tutto, quello che mi preme sottolineare, in tempo praticamente reale, cioè nel senso dall'informazione della registrazione dello strumento viene in automatico prodotto il risultato finale, che è quello dell'Atlante. Quindi in sala operativa, sia essa a Palmanova, sia in Veneto, sia in Austria, c'è la possibilità in tempo reale, appena c'è un evento, di avere subito le viste di quello, di tutti i tematismi che abbiamo, definito essere utili come supporto alle decisioni nelle sale operative. Tant'è che abbiamo costruito una sorta di portale, una plancia di comando, in cui l'operatore di sala operativa può, o comunque di sala situazioni, può identificare una di quei layer, di quelle mappe, a seconda di quello che vuole andare a interrogare, vedere, oppure le guarda tutte, quei tre gruppi, quello delle mappe di base, del network, anche per sapere qual è lo strumento che mi ha mandato questo dato, quando è stato installato, che caratteristiche ha, oppure tutti quelli che sono i dati valutate in termini di scuotimento, di danno, di riscontro da parte degli operatori o della popolazione. Adesso faccio rapidamente, 2 minuti, scorro rapidamente queste mappe, cioè questo è proprio quello che si vede in sala operativa, quindi l'operatore che si trova in questa situazione ha, nel momento in cui scatta l'avvio di una procedura, perché viene attivato i sensori da un terremoto, vengono prodotte queste mappe, l'operatore ha la possibilità di visualizzare in tempo reale che cosa il sistema produce, e ha ad esempio gruppo 1, in questo caso ha dove sono le stazioni, queste sono le mappe che vi ha già fatto vedere Paolo Comelli, posso sapere anche quali sono le caratteristiche degli edifici sui quali
diciamo, sono stati installati i vari sensori, quindi ho addirittura quella scheda caratteristica di cui parlavamo prima, con tutte le caratteristiche dei pazienti, dico io, dove abbiamo installato i nostri sensori. Abbiamo la possibilità di fare le shape map che vengono, come dire, realizzate dai vari, come dire, istituti di ricerca, sia dall'Università di Trieste sia dall'OGS, quindi vengono poi messe a sistema all'interno dell'Atlante. Vedete qui, adesso, tanto per aiutarvi alla lettura, se guardate nella parte alta dell'Atlante, c'è l'Atlante, poi c'è il logo, ovviamente, Armonia, e poi ci sono i loghi dei soggetti che hanno contribuito a costruire questi tematismi. È come se nell'Atlante queste schede, questi tematismi, fossero stati, come dire, inseriti da parte dei vari soggetti della squadra che giocano sostanzialmente insieme. In questo caso, appunto, le shake map le abbiamo sia dall'Università di Trieste che dall'OGS, ma ne abbiamo anche a livello austriaco. Abbiamo la possibilità di, come dire, costruire in tempo sempre reale da queste registrazioni quelli che sono i parametri di interesse anche per la protezione civile, che caratterizzano lo scuotimento, il picco di accelerazione, il picco di velocità, l'energia liberata diciamo, dal terremoto in un determinato punto, tutta una serie di parametri che sono estremamente utili anche per fare dei ragionamenti, diciamo, di tipo strutturale o di protezione civile. Quindi questa è un'altra mappa ancora. Poi un'altra possibilità è quella di avere una stima rapida. Dato un certo livello di scuotimento, noi siamo già in grado di fare una proiezione di che cosa potrebbe essere accaduto, visto quel tipo di scuotimento, su edifici in muratura piuttosto che edifici in cemento armato, di tot piani, meno piani, cioè facciamo una primissima proiezione che dà una sorta di range di danno che noi ci aspettiamo che possa essere accaduto a fronte di quel tipo di scuotimento. Possiamo avere delle procedure che sono quelle che abbiamo visto prima, direttamente già anche applicate dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, no? Divisione del territorio in tre fasce A, B, C di livello di scuotimento, ai quali viene agganciata direttamente la contromisura in termini di risposta del sistema di protezione civile, che è quella mappa che viene trasmessa ai comuni chiedendo di attivare le procedure comunali tipo A, di tipo B o di tipo C. Quindi vedete come questo sistema è direttamente collegato con quelle che poi sono le azioni che le singole protezioni civili, con le loro, diciamo, specifiche organizzazioni, danno come risposta. Possiamo avere, diciamo, delle valutazioni su quelli che sono i parametri che sono collegati in termini di intensità macrosismica, di PGA, anche quindi una sorta di mappa. Possiamo avere quello che abbiamo visto prima, una stima di danno a livello comunale, quindi areale, quindi non andiamo nel dettaglio del singolo edificio, ma diamo un'idea, già questo ci fa capire dov'è la zona rossa, adesso che siamo abituati anche col Covid a leggere, no, in termini di emergenza, zone rosse, zone gialle, quindi anche questi codici colore che sono stati, come dire, utilizzati, hanno un significato, diciamo, anche immediato da un punto di vista visivo, che ci consentono di capire dove concentrare gli sforzi della prima risposta sostanzialmente di protezione civile. Abbiamo le valutazioni sui singoli edifici sentinella, quelli che avevamo visto prima, cioè quelli proprio che sono stati strumentati, sia con riferimento all'edificio che all'intorno, quel buffer. E per ogni punto abbiamo questa torta che ci dice sostanzialmente qual è la distribuzione della tipologia di edifici che ho all'intorno di ogni singolo edificio sentinella. Quindi capite che in sala operativa io comincio a fare già delle stime, ho capito dov'è l'area centrale di danno, comincio a capire cosa è successo sugli edifici che conosco, riesco a fare un primo scenario di che cosa può essere accaduto nell'intorno. Quindi è estremamente utile da un punto di vista proprio dell'inquadramento rapido in tempo reale del post-evento per tutti quelli che sono i fini di protezione civile. Questo per vari eventi. Questi sono già dei test che noi abbiamo già attuato durante il progetto con riferimento a degli eventi ultimi che sono stati registrati. Quindi tutto questo che cosa ha portato? Ha portato a questa sorta di Atlante, che non è nient'altro che l'evoluzione dei famosi Atlanti che si usava, no? Il famoso libro, no? Con tutte le mappe,
con però due logiche. Uno, che è tutto informatizzato, quindi viene realizzato in tempo reale, ma la cosa che è ancora più importante è che non solo viene realizzato in tempo reale, ma viene costantemente aggiornato. Questo ultimo esempio che vi faccio vedere rappresenta quelli che sono l'evoluzione del danno negli aftershock, perché un altro problema è, in caso di terremoto, io ho una scossa, registro, faccio una stima di danno, dopo 3 ore, 4 ore viene un'altra forte scossa e io ho il problema di fare la stima di che cosa è successo su quegli edifici che in certe aree potevano essere anche già danneggiati. Quindi questa è una sorta di, non solo di monitoraggio, ma segue e cerca di stimare l'evoluzione di quello che è il danno, anche tenendo conto diciamo, della sequenza. Io ho fatto sempre l'analogia, no, con l'incontro di box, il terzo pugno che mi arriva nello stomaco, diciamo, se è il primo è un conto, ma se è il terzo ne ho già presi due, probabilmente vado al tappeto. Quindi il concetto di danno cumulato deve tener conto anche di che cosa ha già subito il costruito a seguito delle scosse precedenti. Ecco, questo Atlante ha integrato anche questo tentativo di seguire questa evoluzione. Capite che il riscontro dal territorio, cioè dal feedback che ho dalla protezione civile, dalla popolazione, anche sulle repliche, sulle cose, diventa, come dire, quella chiusura del cerchio che ci consente, come dire, di mettere insieme la tecnologia, la grande capacità di calcolo, però con quello che poi è il riscontro e anche la valenza dell'avere sul territorio i volontari di protezione civile o comunque la popolazione che è sensibile a dare un contributo per fare la fotografia più possibile realistica. Il tutto, e questo mi preme sottolineare, ha consentito di mettere a sistema più unità scientifiche di paesi diversi, di, come dire, anche estrazione disciplinare diversa, più diciamo protezioni civili organizzate in modo diverso, e quindi l'Atlante rappresenta quella sorta di punto comune, di linguaggio comune, di rappresentazione condivisa che poi consente di mettere in atto quelle sinergie e quella visione d'insieme che poi è quello che dovrebbe essere anche nello spirito dei progetti europei e dei progetti Interreg. Con questo io avrei concluso. Grazie. Einen schönen Gruß aus Wien und ich hoffe, mein Vortrag kann jetzt gesehen werden. Es geht um die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und dem Zivilschutz in Österreich und dem aktuellen Stand. Nun, das hat mehrere Ebenen. Begonnen hat Ammonia eigentlich durch eine Initiative von CERN. Das werde ich noch erklären, was das ist. Dann ein bisschen was über die Alarmierungsstruktur in Österreich werde ich erzählen und dann das seismische Netzwerk. Sie haben es ja schon zum Teil gesehen. Und das wird gefolgt von Erdbebenstudien und wie sieht es momentan aus und was können wir bereits zur Verfügung stellen. Und CERN ist das zentrale und ist osteuropäische Erdbebenforschungsmessnetz. Ich habe es jetzt zum ersten Mal auf Deutsch ausgesprochen. Für mich ist es immer üblich, das auf Englisch zu zitieren. Und das soll unterstützen die Zusammenarbeit über die Grenzen hinaus, dass man die Messnetzwerke verbinden kann. Das hatte begonnen eigentlich 1998 nach dem Bowitz-Erdbeben. Dann, wie gehen wir mit den Daten um und wie können wir forcieren, ein seismologisches Forschungsprojekt, Strukturnetzwerk und dann in der Folge, wozu führt das für den Zivilschutz, nicht? Wie kann man den Zivilschutz unterstützen? Das sind die Länder, die derzeit bei CERN Mitglied sind. Die Kernländer sind die Gründungsländer, das ist Italien, Slowenien und Österreich. Und das hat expandiert jetzt hinaus, also bis in die Ukraine. Und wir bemühen uns um weitere Kontakte, die Lücken zu schließen. Das hat auch damit zu tun, dass man versucht, ein bisschen
über den Tellerrand der Forschung, was jetzt Europa betrifft, hinauszublicken und bereits Nachbarregionen mit einzubinden. Nun, wie ist der Zivilschutz in Österreich strukturiert? Es gab 1986 die Einführung eines nationalen Krisenmanagements vom Bundeskanzler an. Und das war direkt der Bundesregierung unterstellt. Es hat einige Jahre gedauert, bis man gesagt hat, naja, 2003 war das dann, dass man ein nationales Krisenmanagement und Katastrophenmanagement einführt. Das war eigentlich mehr auch beeinflusst von Erfahrungen durch das Ausland. Und 2004 wurde dann das staatliche Katastrophen- und Krisenmanagement eingeführt. Das ist besonders wichtig, weil die Struktur ist eine andere als in Italien. Und wenn man sich das im Detail ansieht, dann stellt man fest, dass es liegt beim Innenministerium bei uns, die das koordiniert. Das ist das Coordination Committee. Dort sind auch die Experten dazu geladen. Es sind die anderen Bundesministerien eingebunden. Es sind die Bundesländer eingebunden und die Hilfsorganisationen. Und das bricht sich dann hinunter bis hinein in die Gemeinden, natürlich über die Landesverbandzentralen, die eigentlich für mich jetzt, sage ich mal, die zentralen Ansprechpartner sind im Falle eines Erdbebens oder einer Naturkatastrophe in einem Bundesland. Manche Naturkatastrophen beschränken sich nicht auf ein Bundesland, sondern erstrecken sich über mehrere Bundesländer. Und das bedeutet, dass auch die Landesverbandzentralen natürlich untereinander zusammenarbeiten müssen. Was beinhaltet das? Also Österreich hat etwa 4.800 Feuerwehreinrichtungen. Das sind freiwillige Feuerwehren zum Großteil und 900 Rettungsstationen. Circa 250.000 Personen sind aktiv in diesen Feuerwehreinrichtungen tätig und 40.000 kann man da zum Gesundheitsservice zählen, die mit unterstützend wirken. Ich habe diese 7 Organisationen hier aufgezählt. Dazu zählt auch die Bergrettung, klarerweise. Wir sind ja auch ein sehr gebirgiges Land und dem kommt also eine ganz besondere Aufgabe zu, da die Ausrüstung ja dort eine ganz andere ist, die erforderlich ist. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir ein Erdbeben haben, dann ist als erstes einmal die Bevölkerung davon betroffen, direkt vor Ort. Wir registrieren an der Zentralanstalt dieses Erdbeben und bekommen auch die Anrufe von der Bevölkerung herein. In Zukunft auch über eine App werden wir dann auch noch informiert, was waren die Auswirkungen jetzt bereits vor Ort. Wir analysieren das in erster Linie zuerst einmal die Seismogramme, die wir von unseren Bebenstationen erhalten, denn die weiteren Informationen aus der Bevölkerung verteilen sich ja über mehrere Stunden danach. Und diese Information wird dann sofort über das Internet und zur Verfügung gestellt an die Bevölkerung und an die Bundeswarnzentrale und die Landeswarnzentrale. So ist jeder blitzartig informiert und da beginnt ein ständiger Informationsaustausch zwischen den Landeswarnzentralen und uns, beziehungsweise dem Bund und der Bundeswarnzentrale, wegen der Nachbebentätigkeit. Auch kommen natürlich Anrufe und Berichte zu den Landeswarnzentralen und von dort wird es dann wieder weitergeführt zu uns. Und das ist dann auch die Stelle, wo Rettungsmaßnahmen eingeführt werden, organisiert werden, zugeteilt werden, wenn es nicht genügt. In einem großen Bereich von einem Bundesland, dann wird das manchmal auch das Bundesheer dazu gezogen, um Hilfestellung zu leisten. Und wir sind an der Zentralanstalt direkt verbunden mit den Universitäten. Dort werden dann längere Forschungsunternehmungen gestartet. Das bedeutet, dass auch
Geologie, Paläoseismologie, aber auch Bauingenieurwesen davon betroffen ist oder solche Projekte wie zum Beispiel Extrema. Das werde ich jetzt kurz erklären, was das war. Das war von einer Aktion, die im Auftrag des Innenministeriums eigentlich gestartet wurde und von der Universität Wien ausgeführt wurde. Es hat sich darum gedreht, Naturgefahren in den österreichischen Alpen zu bearbeiten, zu analysieren, zu sehen, welche Konsequenzen haben sie gehabt, was können wir daraus lernen und wie hängt es mit dem Klimawandel zusammen und welche gesellschaftlichen Aspekte sind damit verbunden. Diese Naturgefahren kann man aufteilen in Gefahren, die durch Niederschlag generiert worden sind, aber auch durch Hangrutschungen oder eben durch Erdbeben. Das Ganze wurde publiziert, also ist auch im Internet abrufbar und ich will jetzt da gleich darauf aufbauen und sagen, das ist jetzt unser Netzwerk. Sie haben dieses Bild schon vorher gesehen. Ich tue jetzt noch die Ammoniastationen dazu, es sind in der Zwischenzeit 6. Auf einem Vortrag vorher von Comelli, da sind es noch 4 gewesen, aber wir haben die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu tun. Und diese Stationen dienen hauptsächlich jetzt einmal sehr schnell festzustellen, wo sind die Auswirkungen am stärksten, wie weit reichen sie. Und je dichter ein Messnetz ist, desto besser kann man auch die Herdtiefe bestimmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die Magnitude oder die Stärke dieses Erdbebens im Erdinneren, die kann man relativ flott bestimmen, aber das hängt stark davon ab, wie tief das Beben war, welche Effekte es an der Erdoberfläche verursachen hat können. Und deswegen ist die Herdtiefe da so wichtig. Wie hat das zugenommen, die Detektion von Erdbeben? Das hat zum Großteil jetzt damit zu tun, über die letzten Jahrzehnte mit dem Ausbau des Messnetzes. Also die Kurve, die scheint etwas beängstigend oder verängstigend. Dem ist an und für sich nicht so, denn hier vorne um 1990, da sind die ersten digitalen seismischen Stationen in Tirol installiert worden und von da ging es bergauf mit der Verdichtung des Messnetzes und entsprechend hat dann die Anzahl der registrierten Ereignisse zugenommen. Wenn man sich diese Zunahme noch im Detail dann ansieht, hier ist ein Beispiel von Tolbezzo, das war ja auch mit ein Grund, warum wir an diesem Projekt teilgenommen haben, dann zeigt sich, dass wir einen Großteil der Beben in der Zwischenzeit oder Erschütterungen, die wir registrieren, auf Sprengungen zurückzuführen sind. Je dichter so ein Messnetz wird, desto mehr misst man natürlich auch alles andere mit, was Erschütterungen verursacht. Dazu zählen im Alpenraum zu einem Gutteil auch die Sägewerke. Das ist gar nicht zu verhindern, ist aber auch gut so. Allerdings muss man aufpassen, was man da jetzt lokalisiert. Und Sie sehen also, dass wir in der Zwischenzeit etwa 3000 Ereignisse pro Jahr aus Österreich analysieren. Weltweit sind es knapp 10.000. Dann gehen die Daten von uns in Echtzeit hinaus zu den anderen Informationszentren. Sie werden über verschiedene Datenzentren weiterverteilt. Wir informieren natürlich die Nachbarländer und das Wichtige ist, dass das in der Zwischenzeit halt in Echtzeit geht, wie es so schön heißt. Diese Karte, die Sie hier sehen, zeigt ein bisschen die Erdbebengefährdung. Es gibt inzwischen eine neuere Karte, aber das ist die noch für die Bauindustrie bindend ist. Diese Karte zeigt Ihnen, wo die Höhepunkte der Seismizität zu erwarten sind bzw. waren. Es hat sich etwas geglättet in der Zwischenzeit aufgrund neuer Informationen der historischen Bebenforschung, aber auch Aktualisierung von instrumentellen Daten. Das ist der Einstieg eigentlich in die historische Bebenforschung.
Ein Beispiel ist links gezeigt, ein Schaden in Kärnten. Es gab ja 1348 ein Erdbeben, das in der Nähe der österreichisch-italienischen Grenze gelegen hat, vermutlich auf der friulanischen Seite. Das hat auch am Dobratsch zu einem Bergsturz oder mehreren Bergstürzen geführt. Und das führt uns eigentlich in der Geschichte zurück noch weiter als die letzten verschriftlichten 1000 Jahre, nämlich in fast geologische Zeiträume. Und das ist jetzt diese Brücke in diese Richtung über die historische Bebenforschung. Ein Beispiel gezeigt hier ist das Beben von 1930 von Namlos mit den Mitteilungen aus der Bevölkerung, was beobachtet worden ist und wie heute eine Auswertung von so einem Beben stattfindet. Geht man noch einen Schritt zurück, das ist die Information, die wir aus dem Europäischen Archiv für historische Erdbebendaten haben. Und da sieht man also, wie wenig Information dann schon so weit zurück nur mehr vorhanden ist. Es ist auch ehrlich gesagt von meiner Warte her ein Wunder, dass noch so viel erhalten geblieben ist überhaupt. Es wird dann aber natürlich zunehmend schwierig, diese Ereignisse zu interpretieren. Die Unsicherheiten sind sehr groß und das bedeutet, man muss immer mehr und immer dichter diese Informationen untersuchen. Und dazu zählen auch paläoseismologische Untersuchungen von der Universität Innsbruck. Durch Bergstürze werden Massen verfrachtet in die Bergseen und diese Sedimente werden dann untersucht und datiert und möglichen Erschütterungen zugeordnet. Es ist klar, wenn ein Erdbeben stattfindet, dann wird nicht nur an einem, ein starkes Erdbeben, dann wird nicht nur an einem Berg ein Bergsturz sich ereignet, sondern an vielen in der Umgebung. Und dadurch, dass einige Seen vorhanden sind, lässt sich aus dem geometrischen Zusammenhang erkennen, ob es sich um ein gemeinsames Ereignis gehandelt hat oder um ein Einzelereignis, was dann auf einen natürlichen Bergsturz zurückzuführen ist. Und so konnten in der Zwischenzeit 11 und circa 30 prähistorische Anzeichen für stärkere Erdbeben gefunden werden. Und diese Datierung ist dann die besondere Herausforderung und vor allem die Zuordnung, wie stark muss denn so ein Ereignis gewesen sein, damit man das überhaupt wertvoll machen kann, diese Informationen für den Erdbebenkatalog, der ja die Basis darstellt für die Berechnung der Erdbebengefährdung in einem Land, nicht nur wie Österreich. Hier ist auf der Y-Achse überall die Zeit aufgetragen, also das wäre etwa jetzt. Und hier gehen wir zurück 1000 Jahre und dann wird auch verglichen mit den historischen Bebeninformationen, inwieweit korreliert das eine oder andere Ereignis, das da gefunden wurde. Und hier sehen wir die beiden Untersuchungsregionen von Tirol und Kärnten. Und auch hier in Kärnten in den Seen wurden diese Untersuchungen durchgeführt und Sie sehen, wie weit diese Zeitskala zurückreicht. BP bedeutet vor jetzt, also das ist etwa Jahr Null unserer Zeitrechnung und das ist dann schon der, wozu wir sagen, der postglaziale Zeitraum, in dem Indizien festgestellt worden sind für stärkere Ereignisse. Also es spannt sich etwa um. Erstreckt sich über etwa 15.000 Jahre. Das ist notwendig, dass man sowas macht in Österreich, einfach weil bei uns die Seismizität etwas geringer ist als in Italien zum Vergleich. Und es gibt einen oberen Level oder einen Saturierungsbereich, wo man sagen kann, okay, ein Beben aufgrund der geologischen Grundvorbedingungen, ein Beben einer gewissen Magnitude oder Größe kann gar nicht mehr stattfinden, weil die Brüche nicht groß genug sind. Und das ist ein ganz wichtiger Grenzwert für die Berechnung der Erdbebengefährdung in einem Land und für die Einschätzung, was ist möglich, was passieren kann. Hier ist das noch einmal im Detail aufgezeigt.
hier der Giergant, ein Bergsturz, der riesige Ausmaße gehabt hat. Und würde er heute passieren, wäre das also hätte schreckliche Konsequenzen. Und in der Folge sind hier auch noch ein paar andere Ereignisse, von denen man vermutet, dass sie tatsächlich also mit Erdbeben zusammenhängen. Bei manchen Ereignissen wie 1930 liegt es auf der Hand, weil man weiß, dass dort in der Nähe ein Erdbeben sich ereignet hat. Bei den Älteren ist es schon etwas schwieriger, aber manchmal ist es eindeutig. Das ist dieses Sentinel- oder Wächtergebäude, ich würde sagen Überwachungsgebäude, als beispielhaftes modernes Gebäude, das instrumentiert wird im Erdgeschoss und im Obergeschoss. Und das ist ein Beispiel von der Registrierung. Was man aus dem Verhältnis herausrechnen kann, das nennen die Bauingenieure ein Antwortspektrum. Und wie schwingt das Gebäude, in welchen Richtungen? Stimmen die Berechnungen, stimmen die Planungsvorschriften? Das sind die Nebenprodukte, die man sich hier erwarten kann aus der Beobachtung dieser Gebäude. Wenn man jetzt noch Vergleichsgebäude hat oder andere Gebäude aus einer älteren Periode, sagen wir aus dem Mittelalter, dann kann man auch etwas über die Anfälligkeit dieser Gebäude sagen. In Zukunft, eines kann man sicher sagen, ohne Wartung werden diese Gebäude nicht besser. Und daher ist zu erwarten, dass ältere Gebäude mit der Zeit auch immer größere Schäden aufzeigen werden, weil sie einfach nicht so gut konstruiert sind wie die heutigen. Das ist dieser Ammonia-Atlas, von dem die Rede war, wie weit wir sind inzwischen in Österreich. Also wir haben versucht, für das gesamte Bundesgebiet Daten zusammenzutragen, wo sich zum Beispiel chemische Industrie befindet. Ich habe hier auch dazu geschrieben, nukleare Industrie. Wir haben keine Atomkraftwerke in Österreich, aber es gibt Orte, wo nukleare Stoffe gelagert werden oder wo sie genutzt werden, wie in den Spitälern oder Talsperren oder Autobahnen oder Eisenbahnstrecken. Das sind alles Infrastrukturen, die wichtig sind, nicht nur für den täglichen Gebrauch, sondern dann auch später im Falle einer Katastrophe Hilfe zu leisten. Und daher muss man ein besonderes Augenmerk auf diese Gebäude haben. Und das Zweite ist ein Beispiel von so einer Shake Map. Kollegen haben das vorher schon gezeigt. Dieses ist jetzt von einem Erdbeben aus Deutschland. Und daraus konnte man gleich erkennen, aus der Shake Map, wird in Österreich gar nicht mehr wahrgenommen, dieses Beben. In Deutschland ist es sehr wohl wahrgenommen worden, aber es hat zu keinen Schäden geführt. Und das war auch klar. Also die Shake Map, die hat sehr gut funktioniert. Und das werden wir in Zukunft gemeinsam mit Italien forciert einsetzen, auch für die Information der Landeswarnzentralen und auch für die Medien und für die Bevölkerung, sodass sie gleich sehen können, inwieweit ist jetzt ein Gebiet betroffen gewesen. Manchmal wohnt ja auch ein Teil der Familie ganz woanders und vielleicht in einem Bereich, der stärker betroffen ist. Und dann weiß man selber gleich, wie groß diese Auswirkungen waren. Und das ist etwas, was mir noch übrig bleibt zu erwähnen. Das ist schon angesprochen worden. Das sind die Postleitzahlenbezirke in Österreich. Sie sehen, wie uneinheitlich dicht die sind. Und wir können nichts dagegen tun, dass Postleitzahlenbezirke immer wieder zusammengelegt werden, aus logistischen Gründen. Also das wird immer weniger mit der Zeit. Daher ist es wichtig, bessere Lokalisierungsmethoden zu haben, als die Zuordnung zu Postleitzahlen selber oder allein. Aber dessen ungeachtet, wir haben ja in der Zwischenzeit fast alle ein Handy oder ein Smartphone, das ist die neue Chance, noch genauere Koordinaten zu erhalten.
über den Aufenthaltsort von einer Person, die ein Erdbeben gespürt hat. Und wenn man dann alle diese Rückantworten bekommt, dann haben wir zum Beispiel so ein Bild in Österreich, das ist jetzt ein Beispiel eher aus Friaul, ein Beben mit dort, Epizentrum dort. Und dann kommen die Daten aus Slowenien und Italien und dann hat man ein viel besseres Bild gleich, wo das Epizentrum war, wie stark sich Schäden ausgebildet haben. Und das können wir dann vergleichen mit der ShakeMap, die wir in fast Echtzeit berechnen und abgleichen und so lange dann diese Differenzen untersuchen, bis wir auf ein Minimum kommen und dann kann man in Zukunft völlig, also praktisch unabhängig von diesen Bewertungen aus der Makroseismik automatisch diese Informationen zur Verfügung stellen. Das möchte ich aber gleich dieses Statement wieder zurücknehmen, weil es ändern sich in der Zwischenzeit ja auch die Randbedingungen. Und daher ist es trotzdem wieder wichtig, dass man weiß, was ist in der Bevölkerung passiert. Und das führt mich jetzt schon zur Zusammenfassung. Zivilschutz ist bei uns ein bisschen anders organisiert. In Österreich sind ja Vereine und die haben mehr die Aufgabe, dass Information weitergegeben wird, dass geschult wird. Aber es sind keine Einsatztruppen per se. Die aktive Hilfe erfolgt durch die Feuerwehr, durch die Polizei und durch die Rettungseinrichtungen, das Rote Kreuz zum Beispiel und das Militär. Dann haben wir eine seismische Erdbebengefährdung, die sich über die Grenze erstreckt von Slowenien und Italien nach Österreich, sodass es also wirklich rechtfertigt, dass man sich gemeinsam darum bemüht, hier eine gute Information bereitstellen zu können. Für uns nördlich der Karawanken und der Dolomiten ist es nach wie vor wichtig, Grundlagenforschung zu betreiben, weil bei uns die Erdbeben, die Abstände zwischen stärkeren Erdbeben einfach viel größer sind als südlich, im südlicheren Bereich in Italien. Und wir haben jetzt im Rahmen dieses Projekts noch mehr zusätzliche Bebenstationen errichtet, sowohl in Tirol als auch in Kärnten. Output ist zum einen einmal dieses extreme Buch, das aber jetzt mit Ammonia de facto nichts zu tun hat. Das war ein Vorläufer, wenn man so möchte. Die ShakeMaps sind ein Resultat davon, die Beiträge zu Ammonia Atlas, das ist noch im Ausbau. Wir sehen, wie weit wir kommen. Und ja, makroseismischer Datenaustausch in Echtzeit, das ist noch etwas, was wir uns alle sehr wünschen und das wird auch im CERN wahrscheinlich ein Thema werden in Zukunft. Und damit bin ich am Ende, aber warten Sie noch eine Sekunde. Ich möchte Ihnen noch schöne Weihnachten wünschen und für diejenigen, die jetzt in Formel nicht so gut sind, das ist die Aussage. Dankeschön. Allora, vi parlo brevemente dell'organizzazione della protezione civile per quanto riguarda la regione Veneto. L'organizzazione della regione va innanzitutto... non si vede lo schermo? Ah, ecco qua. Ok. Allora, l'organizzazione della regione va intanto inquadrata in quello che è un po' la normativa della protezione civile italiana, che è un sistema piuttosto articolato e multicentrico. Esiste, diciamo, un intervento da parte dello Stato, un'organizzazione regionale e poi un'organizzazione locale data dai comuni. L'attività della protezione civile regionale in Veneto opera attraverso una sala operativa che però non è attivata H24 come quella dei Vigili del Fuoco, per esempio, ma è una sala operativa che viene gestita in modalità non presidiata, ma c'è un sistema di reperibilità. La sala operativa viene attivata in presenza quando ci sono eventi
predeterminati, quindi per esempio le allerte meteorologiche. Per gli eventi invece improvvisi, come può essere quello di un sisma, viene attivato subito dopo l'evento. A livello nazionale è stato approvato dallo Stato un piano nazionale di risposta agli eventi sismici, che prevede tutta una serie di attività organizzate anche dalle regioni. La Regione Veneto nel novembre del 2017 ha approvato un documento relativo alla sua organizzazione, alla sua capacità di risposta e anche alla individuazione di tutta una serie di elementi territoriali che servono per la gestione di eventuale soccorso sismico, soprattutto a fronte di sismi di notevole entità. È stato costruito quindi un web GIS consultabile dagli operatori della Protezione Civile regionale, ma anche da altri enti, quali le prefetture e i vigili del fuoco, all'interno del quale sono raccolte tutta una serie di informazioni utili, dalle elipiazzole per gli elicotteri fino alle aree di ammassamento dei soccorritori o ai cancelli d'ingresso in regione. E di ogni tematismo sono stati quindi caratterizzati gli elementi, anche d'intesa con i comandi dei vigili del fuoco, proprio per avere una base informativa dati che venga condivisa con gli enti che poi intervengono durante l'emergenza. Le prime attività che vengono svolte subito dopo un sisma sono fondamentalmente quella di raccolta delle informazioni dal territorio in maniera coordinato. Quali sono le nostre fonti informative in questo momento? Sono i contatti con le municipalità, quindi con i comuni, che sono il primo ente territoriale di protezione civile. Un collegamento stretto con i comandi dei vigili del fuoco, che in Italia operano e fanno il soccorso tecnico urgente, e poi la rete sismica, la rete di sensori che è stata appena illustrata, e delle altre strumentazioni che sono sul territorio. In questo momento la nostra rete di sensoristica è gestita dall'OGS, che, come vi hanno già anticipato, manda in questo momento una segnalazione automatica di eventi e poi tutta una serie di approfondimenti a seconda dell'entità dell'evento attraverso i loro tecnici. La nostra prima azione a seguito di un evento di rilevanza significativa è quella di interfacciarci con il comando dei vigili del fuoco, che ha la prima risposta del cittadino che ha eventuali crolli, eccetera, passa attraverso i vigili del fuoco. Abbiamo sia collegamenti telematici, quindi abbiamo dei pannelli che ci mostrano le richieste che gli arrivano al numero unico di emergenza, 115 in questo caso da noi, e poi un contatto con il comando interregionale che ha la competenza sia sul Veneto che sul Trentino. Una cosa che è stata sviluppata grazie al progetto Armonia, un po' copiando il modello dei colleghi friulani, un po' modificando e inventando una cosa nuova, riguarda i volontari della Protezione Civile come osservatori del territorio. Noi impieghiamo i volontari spesso sia per le azioni di intervento, ma sia anche per avere un primo riscontro degli effetti di qualsiasi calamità sul territorio. Abbiamo approfittato di questo progetto per creare alcune volontari specificatamente formati grazie alla collaborazione sempre con l'OGS. Abbiamo fatto due corsi di formazione in cui abbiamo complessivamente raggiunto 191 volontari. Di questi, 133 si sono registrati su una piattaforma informatica che è analoga a quella del Friuli. Abbiamo voluto mantenere proprio le stesse domande sulla percezione sismica, in modo da poter confrontare le risposte. È una piattaforma informatica dove i volontari, a seguito del sisma, registrano come è stato percepito nel comune di residenza, se ha provocato danni, se è stato semplicemente percepito e quanto. E poi abbiamo implementato una funzionalità su Telegram, invece,
al quale hanno aderito 121 volontari complessivamente di questi formati, ai quali chiediamo di dare una immediata risposta, quindi nell'arco di pochi minuti, relativamente alla posizione in cui si trovano, e quindi non al comune di residenza, ma a dove si trovano nel momento del sisma, con semplicemente l'indicazione se è stato sentito in maniera debole, forte o non è stato sentito. Avremmo dovuto fare delle esercitazioni, in realtà le esercitazioni non siamo riusciti a farle, però abbiamo avuto alcuni casi in cui appunto sismi effettivamente registrati hanno scatenato questo meccanismo. Quindi a fronte del sisma viene mandato un messaggio sia su Telegram che su email a questi volontari, i quali rispondono. Questo è per esempio l'esempio di un terremoto del 21 ottobre del 2020. I pallini verdi, i puntini verdi sono i volontari che hanno detto che non è stato percepito, ed effettivamente il sisma era vicino a Brescia. E uno l'ha percepito debolmente, probabilmente è più sensibile, totale risposta è 76. Ecco. Una cosa che è interessante, diciamo, è analizzare il numero delle risposte e i tempi di risposta. Sono pervenute 99 risposte complessive, di cui 23 sbagliate, o perché non hanno dato la posizione in cui si trovano, o perché hanno duplicato la risposta, quindi sono arrivate doppie. 76 sono invece le risposte valide. I tempi di risposta sono questi, cioè dopo 10 minuti avevamo già circa 10 risposte, dopo 15 ne avevamo circa 35, dopo 20 minuti ne avevamo 68. In realtà dovremmo comprimere un po' i tempi, nel senso che il sistema manda il sistema che abbiamo creato avvisa i volontari del sisma verificando la presenza del sisma ogni 5 minuti, per cui il sisma delle 19.06 è stato notificato ai volontari praticamente alle 19.10, per cui qua bisogna accorciare di 4 minuti circa tutti i tempi, ed è un buon risultato, nel senso che significa che noi in circa 15-20 minuti abbiamo in sala operativa una prima mappa come questa che ci dice appunto se è stato risentito in qualche parte del territorio. Poi noi lavoriamo come regione con i comuni attraverso il centro funzionale decentrato, che è l'organismo che in Italia e in regione Veneto provvede ad informare i comuni sulle situazioni che possono creare, diciamo, situazioni emergenziali sul territorio. È nato in particolare per le allerte legate a eventi meteorologici, ma da noi è integrato insieme con la presenza di OGS, per cui gli eventi sismici vengono segnalati ai comuni tramite questo centro, e integreremo le atlas che vengono prodotte dal progetto all'interno delle comunicazioni che poi verranno mandate ai comuni. Noi cerchiamo di raccogliere poi dai comuni, oltre ad informarli dell'evento sismico che c'è stato, raccogliamo dai comuni come feedback alcuni dati che sono l'apertura, ma questo lo facciamo per tutti gli eventi, non solo per il sisma, che sono l'apertura dei centri operativi comunali, quindi delle strutture che presso il comune gestiscono le emergenze. E i comuni hanno un applicativo con il quale ci comunicano in tempo reale l'apertura o la chiusura della sala operativa. E poi abbiamo strutturato un sistema di raccolta delle informazioni dal territorio in modo da avere una fotografia per quanto possibile omogenea sia per il tipo di rischio, quindi è la stessa scheda che noi andiamo a utilizzare per il rischio eventi meteorologici piuttosto che per il rischio sismico, per l'evento sismico, e sia una struttura, diciamo, di dati omogenea sull'intero territorio regionale, in modo da evidenziare immediatamente quali sono i comuni che hanno necessità di eventuali azioni di soccorso coordinata da parte della regione. Questa è in sintesi il sistema, diciamo, le procedure che in questo momento abbiamo in piedi. È chiaro che i risultati di questo progetto determineranno una modifica delle procedure, proprio perché si riuscirà con le atlas e con i prodotti che escono dal progetto a
migliorare la conoscenza del territorio da sondare. Quindi io quelle informazioni che adesso chiedo più o meno ai comuni all'intorno dell'epicentro, riuscirò a mirare in maniera molto più efficace su quali comuni andare a concentrare eventualmente le richieste di informazioni. Grazie, io ho finito. Grazie Joachim, buonasera a tutti. Noi siamo qui appunto dalla sala operativa di Palmanova, il centro operativo di protezione civile, e quindi vi farò fare una visita diciamo virtuale di questa sala del nostro centro, per mostrarvi poi dal vivo i sistemi che sono stati un po' illustrati già dagli altri relatori, che sono stati sviluppati e implementati grazie al progetto Armonia. Come vedete, diciamo, questa è la sala operativa di protezione civile, faccio fare un giro, che è aperta H24, qui operano diciamo ordinariamente due operatori, ma vedete ci sono 27 postazioni che in caso di emergenza possono chiaramente essere riempite con tutto il personale necessario a presidiare le varie funzioni. Nello stesso edificio, allo stesso piano, è ospitata anche la centrale unica di risposta del numero di emergenza 112, e al piano di sopra abbiamo invece la sala operativa unica del 118 per l'emergenza sanitaria. Quindi in questo nostro edificio, diciamo, è raccolta un po' il cuore del sistema di gestione dell'emergenza per quanto riguarda le strutture regionali. Adesso vi faccio vedere un po' i sistemi di monitoraggio che convergono in questa sala. In particolare in questo video wall sono rappresentati un po' i dati che gli operatori tengono sotto controllo. Per quanto riguarda le reti di monitoraggio meteorologico, abbiamo i dati delle centraline, i radar, i dati satellitari. Abbiamo tutti i sistemi di comunicazione radio di emergenza, collegati anche con il corpo dei vigili del fuoco e le strutture come la capitaneria che operano, diciamo, sulla costa. E poi abbiamo tutti i sistemi di monitoraggio, come il sistema di monitoraggio sismico. Qui vi faccio vedere i terminali che mostrano alcune delle stazioni sismiche che abbiamo sul territorio, quei quadratini illustrati precedentemente dalle mappe. Qui abbiamo le tracce di alcune stazioni disposte omogeneamente nel territorio per darci un primo avviso di un eventuale terremoto. Quello che è avvenuto circa un'ora fa con il terremoto in Lombardia, abbiamo registrato contemporaneamente in queste sei stazioni una traccia sismica che ci ha dato l'evidenza proprio che un terremoto si era verificato. Poi successivamente la localizzazione automatica ha permesso di vedere che, diciamo, si trattava di un terremoto al confine tra Lombardia e Piemonte. Vedete qui nella mappa più superiore abbiamo poi l'indicazione che appare dal sistema automatico di localizzazione, e tutti i triangoli che vedete sono le stazioni che hanno registrato questo evento e che hanno quindi dato evidenza e permesso la sua localizzazione precisa e il calcolo della magnitudo. Tra le altre schermate che abbiamo qui a disposizione abbiamo sia quella diciamo sinottica delle chiamate al numero unico di emergenza, che ci permettono di capire se in caso di un evento quali sono le chiamate di tipo sanitario, di soccorso tecnico, quindi dove sono poi chiamate a intervenire le ambulanze o i vigili del fuoco, e quindi ci dà una visualizzazione un po' di dove ci possono essere richieste di soccorso. E nella parte superiore vediamo anche il nostro portale, che vedete visualizza gli ultimi eventi registrati. Questo in alto, il 37, è proprio quello al confine tra Lombardia e Piemonte, e in questa schermata è possibile anche visualizzare proprio le schede compilate dai volontari di protezione civile con una procedura simile a quella illustrata per il Veneto. Anche i nostri volontari seguono un po' le stesse procedure quando avviene una segnalazione di evento e quindi procedono a fare una ricognizione sul territorio, a segnalarsi gli effetti.
un'evoluzione di questo tipo di segnalazione è proprio quella che ci consentirà anche l'armonia Atlas, che adesso vi faccio vedere è visualizzato in questa schermata. Adesso spostiamo la finestra del nostro convegno, ecco, l'armonia Atlas, quindi che è stato realizzato per poter visualizzare le elaborazioni possibili che sono state sviluppate nel corso del progetto per sfruttare i dati delle centrali di rilevamento dei nuovi sensori accelerometrici. Sono stati realizzati diversi prodotti da utilizzare da parte di diverso tipo di utenza, e in particolare le visualizzazioni diciamo che abbiamo un po' predefinito per la sala operativa è quella della stima del danno a scala comunale, proprio perché la sala operativa deve avere un'immediata visualizzazione dopo un evento di quali sono i comuni che possono essere più colpiti. Questo è uno scenario finto realizzato per l'esercitazione che abbiamo fatto a gennaio. Questa è appunto la visualizzazione di un'ipotesi, diciamo, di danno fatta rapidamente dopo l'evento, che illustra appunto quali possono essere i comuni colpiti e che la sala operativa poi deve cercare di contattare utilizzando le sistemi di comunicazione di emergenza, in particolare la radio, che è il canale che poi da procedura tutti i comuni devono attivare al verificarsi di un evento sismico. Analogamente, per un'analisi più specialistica degli effetti del terremoto, l'Armonia Atlas ci permette appunto anche di andare ad analizzare il risentimento e l'effetto di scottimento a scala più puntuale, proprio quella ad esempio dei singoli edifici dove sono stati posizionati i sensori. Vediamo, c'è un'altra schermata, questa appunto permette di andare a vedere per lo stesso scenario simulato il valore di stima di danno fatta sul singolo edificio, che è stato analizzato come ha illustrato appunto il professor Grimaz, e anche in un intorno, proprio per capire quanto è rappresentativo quell'edificio rispetto all'edificato di quella località, e quindi può dare l'idea anche dello stato generale di danneggiamento che può essersi verificato, dato che poi può essere confrontato con quello che viene rilevato dal vero dai nostri volontari quando viene attivata la procedura automatica anche di ricognizione del territorio. Vediamo che tramite l'Atlas possiamo subito visualizzare anche l'edificio che è stato dove è stata registrata la scossa, per capire di che tipo di edificio si tratta, e questi edifici chiamati appunto sentinella sono anche quelli che possono essere ispezionati esternamente per primi dalle squadre di volontari che poi si muovono sul territorio a fare una ricognizione, in modo da dare un riscontro anche visivo e diretto di quello che è poi il valore misurato dagli strumenti. Dicevo che è molto importante questa attività fatta dai volontari, e la procedure di ricognizione sul territorio sono state anche implementate grazie al progetto Armonia, tramite il quale appunto abbiamo sia un po' riscritto e aggiornato la metodologia di indagine, e quindi abbiamo predisposto anche del materiale informativo per fare dei corsi che adesso arrivieremo di aggiornamento, in particolare un manuale che è stato realizzato in collaborazione appunto con gli altri partner, in particolare con l'Università di Udine, per andare un po' a fornire delle indicazioni omogenee per la compilazione delle schede che sono un elemento fondamentale per poter avere una visione immediata degli effetti che si verificano dopo il terremoto. Anche terremoti piccoli possono essere molto utili sia per mantenere comunque viva l'attenzione e la pratica nell'uso delle procedure, sia per esercitare tutto il sistema di protezione civile all'attuazione dei piani di emergenza che appunto tutti i comuni
devono imparare a conoscere e a mettere in pratica quando è necessario. Un esempio che possiamo mostrare per concludere è proprio legato alla compilazione di questi questionari. Possiamo vedere appunto dal terminale, man mano che gli eventi vengono notificati dal sistema di allerta automatico, si creano degli eventi e man mano che le schede vengono compilate dai volontari, queste poi sono visualizzabili. Esiste già anche una rappresentazione sintetica e statistica del tipo di risentimento. Vediamo una di quelle delle ultime esercitazioni, mentre per l'ultimo terremoto di un'ora fa chiaramente non è stato risentito, non c'è stata alcuna scheda compilata, ma per una prova di compilazione, in questo caso tutti i comuni sono stati attivati per la compilazione ed è possibile, in base allo scenario che è stato ricostruito in maniera sintetica, avere una mappa degli effetti riscontrati tramite questionari, una lista dei comuni principali sui quali poi focalizzare le verifiche e analogamente paragonare al tipo di risentimento calcolato in modo sintetico dagli strumenti, per avere proprio un paragone tra gli effetti visti sul territorio e quelli elaborati tramite le reti di monitoraggio. Questi dati raccolti molto rapidamente sono fondamentali per poter poi indirizzare nel modo più puntuale e sollecito i soccorsi nelle aree interessate. Io da Palma Nova ho concluso. Grazie a tutti i relatori e tutti quelli che sono intervenuti. Ringrazio anche ovviamente le interpreti che hanno reso possibile tenere questo evento in modalità bilingue in modo che fosse più immediato per entrambe le parti coinvolte. E, speriamo che sia stato per voi un incontro interessante. Nel caso siano rimaste delle curiosità, delle domande che volete rivolgere comunque ai nostri esperti, potete contattarci tramite email agli indirizzi che vedete in video. Concludiamo quindi il meeting. Di nuovo ringrazio tutti, speriamo di essere riusciti a trasmettervi qual è il cuore, il senso di questo progetto Interreg Italia-Austria Armonia e a nome di tutto il gruppo Armonia vi faccio i nostri auguri di buon Natale. Arrivederci.